L'albero di Natale ed i biglietti rossi. La domenica prima del Natale, nella cappelletta dell'ospedale, Don Pino, le mamme di bambini, i nonni, gli zii, i dottori tutti, gli infermieri, infermiera Francesca, infermiera Angela, e tutti i bambini avevano preparato ed addobbato un piccolo albero di Natale, riempiendolo di luci, con sotto una piccola grotta. Dove sarebbe nato il bambinello Gesù? E sulle mamme avevano appeso, oltre che le lampadine, coloratissime, anche tanti biscotti e tanti dolcetti da prendere la mattina del Natale. Don Pino disse che voleva appendere un suo biglietto su un foglietto rosso, una sua poesia, una poesia in cui parlava del Natale, di come tutti i bambini sono figli di mamma e sono figli di Maria. E i bambini, come Gesù, vengono amati e protetti nei posti dove c'è la misericordia e l'amore di Dio, dove una mucca e un asinello sono più umani degli stessi umani. E invitò i bambini, a scrivere anche loro dei biglietti con dei desideri di Natale su quei fogliettini rossi ed appenderli sull'alberello. Allora Cinzia, la più piccola, disse: "Io non so scrivere, non so scrivere, non so scrivere, infermiera Francesca. Scrivi per me, scrivi che vorrei che la mia amica Alessia, che sta facendo la chemio e con la quale non posso giocare perché mi dicono che è radioattiva e si accende come una lampadina di Natale, non si accende più, tanto ci sono le lampadine dell'alberello e io vorrei che guarisse." Il desiderio di una bambina che non sapeva che fosse la chemio, ma che voleva che Alessia, la sua amica, guarisse perché potessero giocarci insieme. Poi ci fu la volta di Paolo. Paolo che scrisse: "Vorrei che anche i bambini dell'Africa o dei paesi poveri abbiano una casa come questa. La casa del piccolo ospedale, dove noi, bambini con tutti i nostri problemi, veniamo curati e guariti e che anche loro possano guarire nei posti più sperduti del mondo." E appese il suo biglietto. Poi ci fu la volta di Marco. Marco che chiese. Che chiese ai medici, agli scienziati, ai ricercatori di trovare delle cure per quelle malattie rare e genetiche di cui anche loro avevano qualche problema. E così tutti i bambini, ognuno con un suo desiderio, scrisse qualcosa su quei biglietti ed anche la mamma di Giacomo che aveva appeso in alto un dolce, un biscotto a forma di angioletto su cui era scritto Giacomo. Volle leggere quello che Giacomo
aveva mandato come messaggio a quei bambini del piccolo ospedale. Giacomo diceva che non sapeva se l'anno prossimo avrebbe potuto frequentare la prima elementare come loro, perché forse si sarebbe addormentato. Comunque, chiedeva a quei bambini di ricordarlo sempre nelle loro preghiere. E li salutava, dicendo che si sarebbe addormentato tra le braccia di Maria. E così fu.